Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a vedere la problematica di questo Golf 1004 TSI che mangiava un sacco di olio, quindi consumava olio. Perché consumava olio? Perché, come potete ben vedere, queste fasce elastiche sono tutte piene di morchi, guardate. Vedete? Sono pienissime, nonostante la macchina abbia neanche tanti chilometri. Vedete? Vedete invece le bronzine di biella come sono belle? Neanche rigate, perfette. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il lubrificante che è stato utilizzato per fare la manutenzione a questo motore era un lubrificante che non era adeguato per questa vettura o era un lubrificante scadente. Perché queste cose qua succedono solo se usiamo dei lubrificanti scadenti. Guardate che morchi. Ce n'è un centimetro sopra. Qui il raschia olio era pieno e non faceva più il lavoro che deve fare. Vedete che qua, sicuramente non so se si riesce a vedere nel video, vedete che qui ci deve essere tutto un incavo dove l'olio fa il suo giro. Qua l'incavo non c'è più e quindi l'olio passa sopra. Infatti se vedete dentro, se vedete, l'albero motore è perfetto, vedete? È perfetto quest'albero. Quindi il problema era del... o hanno usato un lubrificante che non era adeguato per questa macchina, io non lo so, noi è una vettura che non abbiamo mai visto prima, è arrivata solo ora per questo difetto e quindi siamo andati a smontare la testata e anche nella testata ovviamente, adesso andiamo a vedere la testata dove è finita, deve essere qua, vieni pure. Ah, eccola qua, vedete che è già pronta per andare in rettifica, vedete che le valvole sono tutte piene, anche le valvole, vedete? Ecco, questo è dato dal lubrificante scadente o magari degli intervalli troppo lunghi, io non so la vita che ha fatto questa macchina prima, però il risultato è che mangiava tantissimo olio. Quindi qui andremo a sabbiare i pistoni, poi andremo a misurarli. Se rimarranno in tolleranza, cosa che penso, andremo solo a sostituire le fasce elastiche, le bronzine, guarnizione testa, paraoli valvole, andremo a pulire tutto questo schifo e poi rimonteremo il tutto e la macchina sarà di nuovo come prima. Quindi se avete una vettura così a benzina che consuma tanto olio, non state lì a diventare matti, pensare a chissà cosa, il problema viene da qua e non si va, se non si va a ripristinare le fasce elastiche e poi ad utilizzare degli lubrificanti come si deve. Per info preventivi ci potete chiamare al numero 0141 96 92 14 o un'email a info@biancoauto.it o un WhatsApp al 345 060 86 80 e mi raccomando usate sempre dei lubrificanti come si deve. Ciao a tutti!